Buonasera a tutti e tutte, bentornati e bentornate a Tu per te. Questa sera siamo qui in compagnia di Cristina Biglia, che a breve vi presenterò. Vi ricordo che A Tu per te è un progetto, un podcast dell'Informa Disabile di Torino in collaborazione con Associazione Volumbrite. Come al solito in questi appuntamenti parleremo di disabilità, del mondo del sociale, di fragilità e non. Lo faremo in maniera informale, facendo una chiacchierata con i nostri ospiti, le nostre ospiti. Partiamo subito. Come vi anticipavo, siamo qui in compagnia con Cristina Biglia, che è la ginecologa dell'ambulatorio Fior di Loto, all'interno dei consultori familiari dell'ASL Città di Torino. Benvenuta Cristina. Ti ringrazio Caterina, mi fa molto molto piacere essere qua con voi questa sera. Il tè confermo che c'è davvero, quindi è un invito autentico. Esatto, a tu per te non a caso, perché l'ora è proprio quella del tè, perché quando si beve un tè si fanno di solito due chiacchiere e questo sarà l'obiettivo di questo nostro incontro. Entriamo un po' nel vivo di quella che sarà la nostra chiacchierata. Appunto, parlando di prevenzione, perché abbiamo scelto il tema della prevenzione? Perché da qualche giorno è trascorsa la giornata mondiale per la lotta contro il cancro. Come ci insegni, Cristina, la prevenzione è uno degli strumenti più importanti. Certo, direi che è l'arma vincente. I consultori familiari nascono proprio come luogo della prevenzione e mi fa piacere poter parlare dell'esperienza dell'ambulatorio Fior di Loto, che si inserisce proprio in questo contesto. Nasce da lontano perché ormai nasce dall'indagine dell'Associazione Verba che era stata fatta nel 2009, ormai tanto tempo fa, ed è effettivamente uno dei pochissimi dati su quello che è l'effetto dello screening e della prevenzione oncologica nelle donne con disabilità, dove già allora dimostrava un basso accesso alle cure, meno del 50% delle donne disabili che accedono alla mammografia rispetto a più del 50% delle donne sane e meno del 30% delle donne disabili che accedeva al Pap test. Questo ancora di più perché chiaramente è più difficile eseguire un esame di tipo vaginale che non esporre il seno in condizioni magari di difficile mobilità e di Certo, difettoso accesso. proprio perché Cristina ci hai anticipato il tema della chiacchierata, racconteremo un po' qual è l'esperienza del Fior di Loto e di quello che fa per le donne, per il territorio di Torino, anche perché si sa, in generale abbiamo tanti dati sulla prevenzione, sulle malattie legate a quelle che definiamo le persone normodotate. Sono quasi inesistenti i numeri e le ricerche proprio che riguardano le persone con disabilità. Come dicevi tu, risale ormai al 2009 la ricerca di Associazione Verba, nostra cara amica che salutiamo nella sua presidente e in tutte le sue collaboratrici e collaboratori. Cosa ci diceva un po'? Facciamo un sunto di questa ricerca. Ci diceva che la prevenzione non è accessibile in particolare alle donne con disabilità, perché ho sfogliato un po' questa ricerca e la cosa che mi è spiccata all'occhio è che attraverso una ricerca del gruppo Donne WILM del 2013, quindi legata poi in seguito alla ricerca di Verba, è emerso che i servizi sanitari sono inaccessibili soprattutto relativamente a due cose: alla mancanza proprio di attrezzature, di macchinari, banalmente di un sollevatore, no? Mi immagino una persona con una ridotta mobilità, una donna in carrozzina che deve
sottoporsi a un esame diagnostico e che ha difficoltà nello spostarsi in autonomia. L'altra cosa importante che è emersa è che spesso il personale non è adeguatamente formato. Quindi diciamo che questi sono stati i punti di partenza da cui poi è nato proprio il fior di loto. Come si inserisce il fior di loto nel territorio? Ci sono state delle collaborazioni? C'è una sinergia di servizi? Prima parlavamo proprio, no, del fatto che l'ASL è entrata, anzi, più che l'ASL, il terzo settore è entrato nel mondo del sanitario, dei servizi sanitari. Quindi mi raccontavi proprio che Associazione Verba si è inserita nei servizi. Non mi ricordo qual era l'anno in cui c'è stata questa unione, questo matrimonio. Ma indubbiamente parte sempre dalla sensibilità delle persone, l'incontro con Giada Morandi e con la dottoressa Maria Clara Zanotto, che è la mia responsabile, nel 2013 ha dato luogo al primo accesso dell'ambulatorio Fior di Loto, aperto alle donne con disabilità per poter eseguire il PAP test all'interno del percorso della prevenzione serena, perché lo screening regionale è lo screening della prevenzione serena. E da lì, quindi partendo proprio sulla necessità di aprire lo screening, ci siamo poi domandati quanto anche proprio l'offerta delle cure all'interno dei consultori familiari, quindi all'interno di un percorso di primo livello su richiesta diretta della donna, potesse essere fornito. E quindi poi ha preso completamente l'avvio nell'anno successivo proprio l'ambulatorio come configurato, con il grossissimo contributo dell'Associazione Verba. E quindi questo è un bel esempio di partenariato tra istituzione e terzo settore, perché l'associazione fornisce tutta la grossa parte di raccordo delle prenotazioni, dei nominativi, la raccolta delle necessità, la possibilità di accesso alla prenotazione con modalità che poi verranno anche fornite, no? Immagino, in modo che possano essere bypassate anche le difficoltà fisiche stesse, certo, nella prenotazione. E poi il grande supporto anche di una psicologa formata anche in tema di violenza e di abuso, e che assiste, comunque aiuta per accordare al meglio le nostre capacità professionali. Ecco, quindi lavorare in un team è sicuramente un'esperienza molto bella e molto arricchente per tutti. Certo, quindi diciamo che questo servizio è proprio dedicato a tutte le donne con disabilità, con tutte le diverse disabilità, dalle fisico-motorie alle sensoriali, a intellettive, e quindi per ciascuna donna, ciascuna paziente, ogni persona che si rivolge all'ambulatorio, diciamo, c'è un trattamento quasi personalizzato che rende molto più accessibile il servizio, non solo in termini, mi viene da dire, strutturali, no? Quindi l'accessibilità legata all'accesso, al movimento, anche come dicevamo prima, allo spostamento dalla carrozzina al lettino, eccetera, ma anche proprio un approccio più sensibile, no? Più attento, più individualizzato, inclusivo, ecco. Forse potremmo usare questo termine. Sicuramente è comunque necessario partire dalla base, avere comunque delle strutture adeguate, per esempio un lettino elettrico, per esempio un sollevatore. Ecco, questi sono già presupposti necessari, importantissimi. Poter fornire più prestazioni contemporaneamente, la visita, l'ecografia, raccordare il PAP test quando necessario in concordanza, certo, con la prevenzione serena. E queste sono tutte parti imprescindibili e tecniche. E poi c'è un fattore umano su cui indiscutibilmente, andando avanti a lavorare, ci si
addestra anche meglio. Avere la psicologa formata nella mediazione dei segni, per esempio con la paziente non udente, è importantissimo, è fondamentale. Per comunicare, per magari ascoltare le sue richieste e poi comunicare a lei anche banalmente l'esito, no, della visita. Certo. Avere più persone di riferimento, avere non solo me come ginecologa, ma anche un'ostetrica dedicata che c'è sempre stata, e Alessandra Saiano, cioè, è un gruppo che ha lavorato bene insieme. E indubbiamente questi ultimi anni sono stati difficili con la pandemia. È cambiato qualcosa negli accessi? Ci sono state delle difficoltà, come immagino? Sicuramente, perché abbiamo comunque per la popolazione fragile potuto mantenere la possibilità dell'accesso dell'accompagnatore. Indubbiamente sono stati un po' rallentati i percorsi, necessità di tamponi, necessità di spostare appuntamenti o rimandare al di là dei periodi di lockdown, quindi nel 2020 il numero di accessi si è ridotto. Abbiamo comunque utilizzato anche la possibilità della telemedicina per quello che poteva essere fornire consulenze nell'immediato sulle pazienti già note, certo, su proseguimenti di cure, visioni di esami. E poi comunque nel 2021 il numero di pazienti è risalito praticamente a quelli quasi quelli standard. Ok, mi vengono in mente proprio collegate a quello che hai appena detto, descrivendo, no, il modo in cui lavorate, le tre parole che ho visto nella presentazione della ricerca del progetto Il Fior di Loto, che sono appunto spazio, tempo e modo. Lo spazio proprio fa riferimento alla possibilità, no, di accedere al servizio. Il tempo, come dicevi, legato a dare un giusto tempo per la visita, quindi impiegare il tempo necessario e magari sfruttare, no? Mi immagino l'uscita di una donna che ha difficoltà a muoversi in città e che quindi arriva all'ambulatorio e che nella stessa mattinata può fare più cose, quindi può fare il pap test, può fare la visita ginecologica, può avere un consulto anche breve con l'ostetrica, e poi anche il modo. Mi è piaciuta la parola modo, perché racchiude tra le altre cose quello che dicevi legata alla, per esempio, alla dottoressa specializzata nella lingua dei segni, ma anche il modo in cui si accolgono le pazienti, perché immagino che da voi arrivino anche persone con disabilità intellettiva, quindi ci vuole sicuramente un modo diverso, un modo specifico per rappresentare, descrivere, comunicare quello che si sta facendo, no? Mi immagino che spiegare a una giovane donna con una disabilità intellettiva che si sta per fare un'ecografia è un po' più, ci vuole un po' più di fantasia, diciamo così, o comunque ci vuole un approccio un po' diverso. È mai successo in questi anni che tu abbia dovuto trovare degli escamotage o comunque dei modi inclusivi, come dicevi tu, per svolgere il tuo lavoro e rendere partecipe anche, no, la persona di quello che stava succedendo e di quello che stavate facendo? Beh, certo, sia la componente intellettiva sia la componente fisica richiedono delle capacità di adattamento anche dell'operatore. Sicuramente il tempo continua a essere il secondo fattore fondamentale, certo, dopo le attrezzature, perché avere tempo, noi cerchiamo di dare un'ora alle prime visite, vuol dire permettere innanzitutto una svestizione più difficile, per esempio dal punto di vista fisico, vuol dire permettere di trovare la posizione più adeguata. A volte può essere necessario, magari al di là dell'uso dell'elevatore, per esempio, sostenere entrambi gli arti da due operatori diversi, però tutto questo in un tempo tranquillo e uno spazio soprattutto dove la donna non si senta di peso, non si senta di dover imporre dei tempi costretti, ecco.
Questo è molto importante. Per quanto riguarda invece l'approccio con pazienti con disabilità intellettive, ovviamente dipende anche dal grado, perché moltissime donne sono perfettamente in grado di comprendere con un linguaggio semplice la necessità di fare gli esami. Certo che quando a questo si sovrappone una situazione di ingestibilità, di non collaboratività, nel rispetto di quella che è la necessità per quella paziente, perché penso che in medicina non bisogna mai strafare, bisogna fare il giusto in ogni situazione, però particolari accorgimenti, anche solo adattarsi a posizioni magari assolutamente non adeguate, però può permettere di fare delle osservazioni importanti. Un'ecografia può essere fatta anche per via addominale, non necessariamente certo. per via transvaginale, quindi anche questo è molto importante. L'altra cosa su cui sottolineo molto l'importanza è il counseling contraccettivo, certo. Perché comunque nella popolazione che accede ai nostri servizi, nell'ambito della popolazione in età fertile, più del 50%, l'ultimo studio che avevamo fatto, 52% delle nostre pazienti utilizza un sistema di contraccezione, cioè, o meglio è sessualmente attiva e per lo più utilizza un sistema certo. contraccettivo, quindi anche questo è molto importante, e anche su questo passa anche la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, e anche su questo passa indirettamente la prevenzione dei tumori del collo dell'utero. Certo, anche perché la prevenzione e anche tutti questi strumenti a disposizione secondo me sono anche un po' un messaggio generale che lascia intendere ed esprime la possibilità di tutte le persone, di tutte le donne, indipendentemente dalla loro situazione, che siano donne disabili o no, con disabilità o non, la loro libertà, la loro possibilità di viversi una vita sessuale attiva, una vita fatta di prevenzione, di salute, di contraccezione, di tutte quelle cose che rientrano nei canoni, chiamiamoli standard, per le donne normodotate. A questo proposito faccio un po' la polemicuccia della serata. Facendo le mie ricerche per questa nostra chiacchierata, E ti sei documentata bene? Mi sono documentata. Poteva andare peggio. Mi sono documentata e ho letto che è arrivato solo nel 2019, quindi pochissimi anni fa, all'interno della Camera dei Deputati, una mozione che prende in considerazione la vita e la condizione, le condizioni delle donne con disabilità. Difatti tante testate giornalistiche o blog nominavano, titolavano i deputati o la Camera dei Deputati conosce finalmente la situazione delle donne con disabilità, proprio perché alcune deputate con disabilità e non hanno portato proprio anche questa loro esperienza personale, no? Di accessibilità ai servizi. E la cosa che mi ha sbalordito di più è che si parla di cose che rientrano, passatevi il termine, nella normalità. Si parla di salute, accesso ai servizi, accesso allo studio, accesso al lavoro, di cose che rientrano nella normale amministrazione della vita, di cui fa parte anche in questa mozione. Si parla anche di violenza, di discriminazione, di doppia discriminazione. Hai nominato prima proprio la violenza legata alle donne con disabilità. Nel Fior di Loto, se non sbaglio, c'è anche un supporto a tu per te, in qualche puntata precedente mi hanno proprio preceduto, hanno fatto proprio un approfondimento su questo. Però hai voglia di anche solo darci qualche spunto su come si collega l'ambulatorio? Certo, purtroppo la violenza contro le donne è più alta statisticamente nei confronti delle donne con disabilità, e questo è un altro tema su cui immagino a chiunque chiedessimo
non avremmo questa percezione. Cioè, io penso che a chiunque dei nostri spettatori chiedessimo, penserebbe che per esempio una bambina disabile ha meno probabilità di subire una violenza, un abuso rispetto a una bambina sana, invece è il contrario. Una bambina disabile corre dalle 2 alle 3 volte più rischio di subire un abuso. E quindi questi dati inevitabilmente portano al fatto che quando ci si approccia in maniera serena e le donne possono avere modo di tirare fuori i loro racconti, i loro vissuti, purtroppo l'incidenza aumenta. Ne avevamo calcolato in uno studio fatto sulla popolazione che afferisce al nostro ambulatorio un 21% di riferiti abusi, non chiaramente atto pregressi comunque nella storia di queste donne, e capite quanto è alta questa percentuale. È un'incidenza molto alta. Chiaramente anche perché adesso io parlo delle donne perché sono una ginecologa, però se questo discorso indubbiamente va, certo, sicuramente riguarda anche gli uomini, però in questo caso c'è da dire che purtroppo nel crescere un bambino o una bambina con disabilità si tende a infantilizzarlo a lungo, certo. E quindi anche un pochino nel proteggerlo a negare anche quell'esistenza della parte di sessualità che invece andrebbe protetta, sostenuta. E per questo motivo ci troviamo poi una giovane donna, una ragazza comunque meno pronta a distinguere anche quelle che possono essere delle attenzioni affettuose da quelle che invece sono delle attenzioni assolutamente negative e abusanti. Okay. E quindi anche l'uso della contraccezione, la difesa della salute sessuale, sono tutti temi che sarebbe importante sostenere. Quello che ci rammarica un po' è che l'età media nel nostro ambulatorio, che comunque è un ambulatorio di primo livello, e questo ritengo che sia molto importante dirlo, cioè, cosa vuol dire un ambulatorio di primo livello? Vuol dire che il secondo livello è quello che destiniamo alla cura di patologie complesse. Okay? E per questo esiste un ambulatorio di secondo livello all'ospedale Sant'Anna dedicato a donne con disabilità. Il primo livello è quello che è destinato alla popolazione nell'ambito dei bisogni di salute di base, ed è una cosa diversa, ed è lì che è giusto poterlo garantire a tutti con equità di accesso e di tempo dedicato, che deve essere a quel punto diverso, perché nel secondo livello io vado a guardare una parte già nota nello specifico, ma è nel primo livello che ci deve essere la massima disponibilità, dove si può ancora esplorare, diciamo, certo. No? Si deve, è un campo, e ci può essere appunto modo di rilevare tutta una serie di bisogni che poi allora diventano di secondo livello, e il rischio di abuso sicuramente è una delle situazioni da tenere in conto, perché la salute è un problema di salute. Di salute, quello che diciamo sempre, un problema di salute, non è solo un problema sociale, certo. Il maltrattamento. A proposito di salute, mi collego a questo tema. Negli ultimi anni si sta parlando molto di medicina di genere. Addirittura nel 2018 c'è stata una legge che ha definitivamente inserito il concetto di genere nel sistema sanitario. Ti lascio fare ti lascio descrivere la medicina di genere, perché la medicina di genere è una grande intuizione, ma non deve essere confusa con l'idea che ci sia una medicina per il genere femminile e una medicina per il genere maschile. Generalmente quando parliamo di medicina di genere intendiamo la medicina degli uomini, la medicina delle donne, che è un po' così, ma la medicina è la medicina per tutti gli esseri umani, per tutte le persone. Però il termine più corretto sarebbe medicina genere specifica, nel senso che una singola patologia può esprimersi in modi diversi nell'organismo maschile e nell'organismo femminile, e conoscere queste differenze permette la vera cura e la vera prevenzione. Esempio, quello più classico è quello delle malattie cardiache, di come si presenta l'infarto, scusate, nella donna, mentre nell'uomo ha questo caratteristico dolore precordiale retrosternale, nella donna può essere diverso, può addirittura mancare questa caratteristica radiazione al braccio sinistro, eccetera, sì, essere un dolore più posteriore. Sì, posteriore o anche legato allo stomaco, tipo gas. Sì, e anche con maggiori manifestazioni di ansia.
Per cui la diagnosi può essere più tardiva, può essere misconosciuta, può essere che sfuggano molto di più gli attacchi che invece vengono riconosciuti prima nell'uomo. Questo è un esempio di come la patologia cardiaca è sempre la stessa, però si manifesta in maniera diversa. Nella donna disabile, chiaramente quando parliamo di discriminazione multipla, ecco, allora abbiamo la discriminazione di salute legata alla disabilità, quella legata al genere, quella legata al genere specifico, e allora cominciamo ad accumulare tanta roba. Certo. Ma perché ho tirato fuori l'argomento medicina, che chiamerò nel modo corretto genere specifica? Perché mi immagino, se siamo arrivati al punto di identificare delle differenze di manifestazioni di patologie, differenze nelle cure, differenze in diverse cose, nella diagnostica tra gli uomini e le donne, io mi chiedo perché non ci spingiamo ancora oltre e sfruttiamo gli studi e tutto quello che si è fatto fino ad oggi per prendere in considerazione la persona nelle sue caratteristiche, e quindi la persona, uomo o donna che sia, con una disabilità collegata, delle particolari caratteristiche. Quindi in che modo, ti chiedo proprio, ti faccio una domanda, vorrei un parere da medico, sanitaria, e in che modo la medicina genere specifica può diventare, no, una medicina di genere inclusiva? Come ci può aiutare in futuro, da oggi? Oggi decidiamo che la medicina ci aiuterà a cambiare il mondo. Ma in realtà la medicina dovrebbe già prevedere tutto questo, è già scritto nella medicina. Poi purtroppo categorizziamo, così come facciamo gli studi e cerchiamo di inquadrare la risposta per esempio di un farmaco, allora facciamo le sperimentazioni e di per sé il maggior numero di soggetti che si sottopone alle sperimentazioni è maschio, e quindi i farmaci li targhiamo meglio sulla risposta maschile che non quella femminile. In realtà noi dovremmo avere sempre una visione olistica del paziente che abbiamo davanti nel suo insieme, nelle sue specificità. Sicuramente non c'è solo il genere, ma c'è anche lo stato di capacità, per esempio di comprensione, il livello intellettivo, la capacità di comprendere, il livello linguistico, anche per esempio curare perfettamente una persona ma non intendersi perfettamente nella lingua o intendersi solo parzialmente. Allora per questo per esempio usiamo i mediatori culturali, cioè abbiamo tanti aspetti di cui dobbiamo tenere conto nel momento in cui ci avviciniamo al paziente, e per cui il genere specifico sicuramente è legato in questo contesto della medicina genere specifica, la differenza tra uomo e donna nella risposta che dà l'organismo. Ma dal punto di vista della disabilità dovremmo avere una disabilità specifica e delle modalità che però sono quelle di avvicinarsi all'essere umano, e nel cercare di avvicinarsi nel modo più ampio e più rispettoso possibile. Certo. Io direi che abbiamo un po' trattato, toccato tutti questi punti. Io spero che da questa nostra chiacchierata, io mi illudo sempre di vivere in un mondo dove tutto può sempre andare meglio, e ne sono sicura. Io spero vivamente che tutti questi nostri discorsi, che sicuramente sono il pensiero di tante altre persone, arrivino nel concreto per rendere la prevenzione, la cura, la diagnostica qualcosa aperta a tutti, a tutte, e in modo tale davvero che la medicina di genere diventi inclusiva, di genere specifica, scusami Cristina, diventi inclusiva e che possa portare beneficio alla salute delle persone. Ritorno un po' da dove siamo partiti. La prevenzione, quindi
cerchiamo in qualche modo di tenerci attivi sotto questo punto di vista. Le persone, le donne, gli uomini del territorio, del nostro territorio di Torino, sono un po' più fortunati rispetto ad altri perché possono rivolgersi a servizi, ad ambulatori come il Fior di Loto, di cui credo sia importante anche dare dei contatti, quindi vi dico la mail che è progettoilfiordiloto@gmail.com. Potete scrivere una mail o mandare un sms, un whatsapp al numero 351 991 0585. Questi sono i contatti. Come diceva Cristina, c'è una, diciamo, una trafila. L'associazione Verba si occupa di prendere in carico le richieste che poi vengono girate appunto all'ambulatorio. E niente, direi che siamo in chiusura. Com'è andata? Ti sei sentita accolta in questo chiacchierata? Il tè era molto buono. Ok, ora finiamo il tè. E vorrei proprio solo lanciare un messaggio. Vai pure. Pensare che il tempo va dato e va anche preteso. Il tempo è una variabile importantissima e fondamentale per ascoltare le persone. Solo da un ascolto umile e rispettoso si arriva a costruire tanto tutti insieme. L'esperienza Fior di Loto, insomma, tra un po' festeggerà i 10 anni e ha dato molto a noi, forse più di quanto abbiamo dato noi. Grazie. Speriamo si possa diffondere su tutto il territorio, perché tutti meritano. È stata una soddisfazione in questi anni anche avere richieste di tesiste, avere confronti con molte altre realtà, e quindi insomma penso che sia, speriamo bene, che questi tempi difficili e di limitazioni passino e possano permettere insomma un ampliamento dei servizi. Va bene, grazie Cristina, è stato un piacere. Grazie a voi. Chiacchierare con te. Grazie a tutti e a tutte che ci avete ascoltato e vi lasciamo. Buona serata. Buona serata.